ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Bentrovati cari amici radioascoltatori di ANG Radio Agropoli Generation, puntatone Ropiers. Ospite in collegamento questa sera Teresa Agovino. Grazie Teresa per essere qui con noi. Ciao, grazie mille a voi, grazie per l'invito. Allora, ingegnere ambientale e consulente di turismo sostenibile, originaria di Salerno, Ropiers. Come ti sei ritrovata ad essere un Ropiers? Che cosa significa esserlo? E qual è stato il tuo percorso? Beh, in realtà non c'è stato esattamente un momento in cui ho capito di essere un Ropiers, ma un po' tutte le esperienze in giro per il mondo e in primis con l'Erasmus fuori dall'Italia, io l'ho fatto in Andalusia, a sud della Spagna, mi hanno portato a capire che in realtà appartenevo più al mondo che alla sola città di nascita, e in quel momento ho anche capito quanto fosse essenziale per noi ragazzi poter avere un'esperienza di confronto, di apertura e di crescita all'estero. Forse è stato quello il momento in cui ho capito esattamente di essere Ropiers, ma forse l'ho sempre sentito, per cui dare il mio appoggio, il mio contributo a tutti coloro che effettivamente desiderano e hanno necessità di un'esperienza del genere era il minimo che potessi fare. Bene, ho letto la tua presentazione di ANG, bellissima, veramente ti invoglia l'esperienza. La Spagna è stata un'esperienza veramente molto molto intensa e di grande confronto, di grande crescita, non soltanto dal punto di vista professionale, perché io ero lì al lavoro, ho fatto l'Erasmus for Friendship, ma anche perché mi ha permesso di entrare in un ambito anche umano molto molto più intenso e smart, come appunto quello tipicamente europeo. Per cui forse sì, nella descrizione sono riuscita a raccontare esattamente questo aspetto. Bene, allora ti dico tre parole: turismo, viaggio e sostenibilità. La mia missione, io ti dico. Nel senso, sì, hai racchiuso tutto quello che è la mia vita, quello per cui appunto lavoro e mi sveglio ogni giorno e che mi permette appunto di fare le cose con grande passione e grande sorriso. Nel senso, tutta la mia vita, o meglio, la mia carriera professionale nasce dall'ingegneria ambientale. Io sono ingegnere ambientale, ho lavorato molto nell'ambito della cooperazione internazionale tra Africa, Sud-Est Asiatico e Sud America. Poi però mi sono resa conto di essere molto molto più vicina al turismo, non solo come essere umano, ma proprio come professionista. Il mio viaggio è zaino e spalla da sola, ovunque nel mondo, e quindi da lì ho capito però quanto esattamente ognuno di noi andasse ad impattare sull'ambiente e sulle popolazioni nel momento in cui viaggiava, e quindi ho cercato proprio per indole, poi per professione, di avvicinarmi sempre di più al turismo sostenibile, e ho fatto un percorso con le Nazioni Unite, mi sono specializzata come consulente di turismo sostenibile, e da quel momento certifico tutte le realtà, gli operatori turistici, ma soprattutto realizzo progetti con la popolazione, che poi è la cosa che in assoluto mi piace di più, cioè dare un mio contributo reale alle persone che poi vivono di turismo, e appunto il turismo sostenibile è l'unica risposta per valorizzare territori e popolazioni. Quindi hai racchiuso la mia missione in queste tre parole. Grazie mille. Adesso voglio passare la parola un po' ai miei compagni di viaggio che sono qui con noi questa sera. Cominciamo con Edoardo. Buonasera. Ciao Edoardo, piacere. Ti vorrei chiedere, con la tua esperienza in Andalusia,
la potabilizzazione dell'acqua, ti sei abbattuto per l'ambiente? Allora, l'esperienza in Andalusia è stata molto molto interessante anche dal punto di vista professionale. Io ho lavorato presso la piattaforma Solar de Almeria, che è in realtà un centro di ricerca molto molto importante a livello europeo, dove si fanno tanti esperimenti per potabilizzare la risorsa idrica con il solare. Quindi banalmente usare la radiazione solare per abbattere la carica batterica all'interno delle acque. E fondamentalmente è stata un'esperienza molto molto bella, a parte perché il centro di ricerca è stimolante, ci sono ragazzi da tutto il mondo e quindi quello, cioè, si respira un'atmosfera professionalmente molto interessante, ma poi tutti quegli esperimenti mi hanno permesso appunto di arrivare ad una tecnologia in maniera molto semplice che può essere usata anche nei paesi in via di sviluppo, quindi sapere che ho fatto qualcosa che poi può essere replicato lì dove ci sono poche risorse per avere acqua potabile è stata una cosa molto bella e quello significa sì battersi per l'ambiente e battersi per la popolazione perché l'accesso all'acqua potabile anche negli SDGs è definito come uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile se non uno dei principali tra i 17 stabiliti dalle Nazioni Unite. Quindi sì, mi sono battuta anche per questo aspetto. Beh. Bene, sono sempre belle testimonianze queste cioè, che ci piace ascoltare. Bene, la direzione del turismo oggi va verso la sostenibilità e il rispetto dei luoghi, ma quanta strada ancora c'è da fare secondo te? Questa è una domanda molto complessa, nel senso che, come dicevi tu, la direzione è quella lì, del turismo sostenibile. Non in tutti i paesi si è ancora pronti per aprirsi completamente alla sostenibilità, perché una cosa che io ci tengo sempre a sottolineare è che in realtà sostenibilità non significa soltanto rispetto ambientale, ma significa anche sostenibilità sociale ed economica. Quindi assicurare questi tre pilastri della sostenibilità anche al turismo è comunque una sfida abbastanza ardua e ci sono dei territori che si prestano di più perché come vocazione sono arrivati appunto già ad essere molto sensibili all'aspetto culturale, all'aspetto tradizioni e valorizzazioni e altri che sono ancora lontani. Cioè qualcuno non ha ancora ben intuito l'impatto del turismo di massa sull'ambiente e sulle popolazioni. Quindi fin quando non ci sarà questo passaggio, non si riuscirà mai effettivamente ad agire da questo punto di vista. Io comunque sono fiduciosa perché in tanti si stanno muovendo da questo punto di vista e io lo vedo anche come consulente, nel senso ricevo sempre più richieste, segno appunto di una sempre maggiore attenzione sia da parte degli operatori di turismo, quindi banalmente accommodation o outdoors, guide escursionistiche, sia dai viaggiatori che sui social mi scrivono in tantissimi chiedendomi appunto come viaggiare in maniera sostenibile e come aiutarli. Quindi c'è sempre maggiore interesse, ma abbiamo tanta strada da fare. È vero, è vero. Ma i paesi secondo te che adesso si stanno occupando della sostenibilità, quali sono? E l'Europa che cosa sta facendo? Allora, sostenibilità a tutto tondo, devo dire che tra i paesi europei andrei sui paesi del nord Europa, quindi prevalentemente Danimarca, Norvegia, Finlandia, e Germania. Paesi dell'est lo stanno facendo sempre di più, e quindi anche lì sono in cammino. C'è da dire che, dal punto di vista turistico, quei territori sono molto, inclini soprattutto all'ecoturismo, quindi quel turismo a stretto contatto con la natura e quindi partono anche un po' più avvantaggiati rispetto a noi che abbiamo invece un problema spaziale e logistico banalmente se pensiamo alla costiera amalfitana perché poi ci accomuna tutti quindi è un esempio che riesco a fare in maniera molto semplice logisticamente è un posto bellissimo ma non è possibile ricevere più di un tot di turisti nello stesso momento quindi.
è anche una questione di spazi che chiaramente incidono sul turismo sostenibile. Senza dubbio, andando fuori dall'Europa, un paese che sta investendo tantissimo è la Nuova Zelanda, che secondo me insieme all'Australia rappresenteranno, cioè guideranno questo trend del turismo sostenibile, che poi più che essere un trend di mercato è l'unica strada che effettivamente possiamo percorrere. Paesi a sud del mondo che mi sono trovata spesso a visitare e ad esplorare sono pronti, ma non del tutto. Nel senso che lì c'è un turismo prevalentemente comunitario, rurale, con la popolazione, e quindi c'è da dire che non tutta la popolazione è ancora pronta ad un concetto di sostenibilità. Ecco, questo è un quadro per sommi capi a livello mondiale. Eh sì, grazie. Paolo, a te la parola. Volevo sapere se c'è uniformità tra le norme in tutti i paesi d'Europa, oppure se ci sono differenze con l'Italia? Questa era la domanda. Ok. Allora, tieni conto di un aspetto, che la sostenibilità non è imposta a livello politico e a livello di governo. Quindi significa dire che se un hotel banalmente ha le stelle, quindi 2 stelle, 3 stelle o 5 stelle, è una imposizione, quindi tutti gli alberghi, tutte le accommodation devono averlo, differentemente invece per la sostenibilità turistica non c'è ancora una norma, un regolamento, una legge che in qualche modo guidi, che possa guidare appunto questo aspetto turistico. Quello che ti posso dire è che ci sono tanti enti di certificazione internazionale, enti per i quali appunto io lavoro e con i quali lavoro come auditor di terza parte, ma tutte queste certificazioni sono delle certificazioni volontarie, non cogenti, quindi se l'albergo è interessato ovviamente può farne richiesta, ma è un qualcosa di volontario, per cui è lui stesso a pagare. Sono allineate? Sì, nel senso che c'è un organo a livello internazionale gestito dalle Nazioni Unite che stabilisce dei criteri a livello internazionale, e questi criteri sono appunto gli stessi ai quali si devono allineare tutti gli enti sempre internazionali che vogliono certificare. Però questo non ci permette di dire, esattamente come quando viaggiamo in Europa, ok, vale la carta d'identità in tutti i paesi europei perché l'Europa si è accordata su questo aspetto, per il turismo sostenibile non possiamo dire la stessa cosa perché siamo in una fase iniziale. Ok, grazie. Luigi. Teresa, buonasera. Ciao, buonasera Luigi. Volevo chiederti, secondo te il governo italiano si sta impegnando abbastanza per garantire azioni di sostenibilità ambientale? Cosa manca per una svolta green in Italia? Allora, dal punto di vista della sostenibilità, quindi lasciando un attimo stare quella turistica, il ministro Costa sta facendo veramente tantissimo ed è una delle personalità, figure politiche che in questo momento stimo di più, lo sta facendo tanto sotto vari punti di vista, sia per quanto riguarda gli ecoreati, che rappresentano comunque una fetta importante del problema ambientale, sia per quanto riguarda le emissioni, quindi CO2 in generale e gas climalteranti, sia per quanto riguarda la gestione delle materie di recupero di scarto, in primis la plastica. Quindi sì, si è adoperato molto anche per quanto riguarda la legge di salvaguardia del mare, che è un elemento importante che spesso non era stato messo a bilancio e invece è essenziale, anche perché poi il mare rappresenta uno degli elementi di salvaguardia del pianeta più importanti. Quindi sì, secondo me un passo che ancora risulta un po' ostico e difficile è proprio legato alla gestione della plastica, non tanto quella monouso, che poi dal 2021, l'Europa ha stabilito che non potrà essere più commercializzata, quanto in realtà
la gestione del materiale plastico e quindi sostituire il materiale plastico con altri materiali. Questo è molto difficile perché cioè fare un passaggio dall'economia lineare all'economia circolare non è immediato. Cioè è molto carino dire ok, non dobbiamo produrre per gettare, ma dobbiamo produrre anche in vista di un recupero e di una riduzione di quello che è lo scarto. Però tutte le industrie, tutte le aziende devono essere messe nelle condizioni di poter fare questo, questa trasformazione, questo passaggio. Quindi in questo momento la gestione economia lineare, economia circolare è ancora manchevole, ma è normale perché ovviamente rientra nei tempi di gestione. Ma il ministro Costa sta facendo veramente un ottimo lavoro. Sì, sì. Daniel. Sì, ciao Teresa. Volevo chiedere, qual è secondo te la meta turistica europea più green e qual è quella meno green? Ecco, domandone da 100.000, nel senso che allora, quando mi fanno questa domanda, perché mi è capitato, tendo sempre a non dire qual è il paese o il posto più green per un motivo, perché c'è solo il rischio che poi le persone, pur di viaggiare in maniera sostenibile, vadano tutte in quella direzione. E quindi io dico una cosa che forse è importante perché ci permette di viaggiare in qualsiasi posto del mondo, ma in maniera sostenibile, cioè ricordandoci che ogni volta che noi viaggiamo, diciamo, siamo ospiti a casa degli altri, quindi se rispettiamo e siamo alla ricerca di esperienze che rispettano l'ambiente e la popolazione, già quello è un viaggio green, al di là poi della meta. Poi sono d'accordo con te, senza dubbio, che ci sono dei paesi molto molto più sensibili. E ti dico, a livello mondiale c'è il Bhutan, per fare un esempio, che è definito il paese della felicità. Loro hanno tutta una struttura interna e un regolamento, una gestione turistica molto molto ferrea, ma il loro obiettivo è appunto non perdere le tradizioni, non perdere l'aspetto identitario del paese. Quindi se ti dovessi dire un paese che diciamo spicca per sostenibilità, ti direi quello, ma in realtà sarebbe un po' riduttivo perché tutti spiccano per sostenibilità a patto di ricercare delle esperienze green da questo punto di vista, e banalmente possiamo viaggiare in maniera sostenibile anche dietro l'angolo in Puglia o in Basilicata o in Trentino, quindi è più il nostro approccio rispetto al paese. In Europa invece, per rispondere alla tua domanda, c'è la parte della Spagna, soprattutto la parte dell'Andalusia, che ha fatto tanti passi avanti, non è ancora sostenibile ma ha fatto tanti passi avanti, esattamente come il nord Europa. Però un po' riprendendo quello che dicevo prima, è anche una questione di politica e di possibilità territoriali. Bene, grazie. Bene. Nunziatina. Ciao. E volevo chiedere com'è nata questa sua... tutto ciò. Non so dove, come e quando sia nata, penso sia stata semplicemente sempre dentro di me, e poi a un certo punto tutte le esperienze che ho vissuto un po' in giro per il mondo mi hanno fatto capire che quella era la mia missione, cioè quello era quello che effettivamente desideravo fare, nel senso che mi sono resa conto soprattutto quando ho lavorato nei paesi in via di sviluppo e con la popolazione nei villaggi un po' più remoti del mondo, che quando riuscivo con le mie forze, le mie mani, le mie competenze a realizzare qualcosa che poi effettivamente creava un beneficio reale per la popolazione, ecco, mi sentivo felice. Quindi lì ho capito che appunto quella era la mia missione. Poi nel momento in cui ti svegli tutte le mattine col sorriso pensando a questa cosa, capisci che quella è la strada giusta. Quindi non ti so dire dove, né come, né quando, però penso ci sia sempre stata, ecco. Bene, grazie. Va bene, mille, grazie. Teresa. Grazie a voi, ragazzi. Siamo giunti alla fine di questa puntata, e noi, come da consuetudine,
concludiamo con il domandone. Teresa, secondo te qual è il segreto per farcela? Poi domandone. Allora, qual è il segreto per farcela? In realtà, nel senso, se lo senti dentro, cioè se capisci che quella è la tua passione, sei già a buon punto. Poi studio, tanto studio, maledettissimo, impegno, ricerca, comprensione, curiosità, sono altri elementi importanti, però sempre a guidare deve essere la passione, nel senso il crederci profondamente. Questo penso che sia importantissimo, anche perché poi questo lavoro, qualsiasi altro, è comunque un lavoro che noi scegliamo oggi, ma che faremo per il resto della nostra vita. Per cui se non crediamo in quello che stiamo facendo, secondo me riusciamo poco. Però è importantissimo poi l'aspetto di confronto e di crescita personale. E per crescita intendo proprio approfondimento, capacità di essere anche umili e dire ok, magari questa cosa non la conosco, mi confronto con un'altra persona, cresco. Quindi l'apertura al confronto penso che sia un altro elemento importantissimo per farcela. E poi l'ultimo è il concetto di fare squadra, nel senso nessuno, e penso dalla mia piccola esperienza, nessuno può effettivamente farcela da sola, da soli, nel senso le grandi cose, quelle che veramente lasciano un segno, sono quelle che riusciamo a fare in team. Lavorare in team non è semplice e lo riconosco, però è la chiave per riuscire davvero, quindi forse metterei queste tra le cose per farcela. Bellissimo, fantastico. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie a tutti per essere stati qui con noi questa sera. Ci vediamo alla prossima con ANG Radio Agropoli Generation. Stay tuned. Grazie mille. Grazie Teresa, è stato bellissimo. ANG in radio. Più di prima. L'Agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.